Benvenuti in un nuovissimo video dove mia mamma che mi chiama. Mamma, vengo subito un attimo. Allora, oggi vi faccio vedere un programma, tra virgolette programma, una cosa che ho creato su quest'app Sketch, dove praticamente farò sta cosa. Ma che su. Ok, vi farò vedere tutto. Voilà, vi lascio il video. Incatena a casa sua e, dato che deve andare a fare una passeggiata, va fuori dalla porta e inizia una nuova avventura per il gattino. Il gattino, dopo aver passeggiato per un po', quasi quasi non vede la sua casa, però continua. Si era perso, quindi non sapeva cosa fare. Voleva chiedere aiuto al suo amico maiale. No, non lo so dove è la strada, però posso indicarti la direzione dove sei venuto, così ti potrai rientrare. Da quella parte. No, no, cavolo, ho sbagliato! Aspettate un attimo, riproviamo. Tac. 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 Tac, perfetto, riproviamo, ragazzi. Di nuovo. Incatena a casa sua Anzi, avevo sbagliato quella parte lì, quindi partiamo da qua. aver passeggiato per un po', quasi quasi non vede la sua casa, però continua. Lui si era perso, quindi non sapeva cosa fare. Voleva chiedere aiuto al suo amico maiale. No, non lo so dove è la strada, però posso indicarti la direzione dove sei venuto, così ti potrai rientrare da quella parte. Finalmente a casa. Cosa è successo, mamma mia? Fortuna il maiale, fortuna. Buonanotte. E così passa un altro giorno. Ragazzi, lo so, è parecchio imbarazzante, però, cioè, diciamo, per me è bello. Non è che sia bello pure per voi. Adesso vi faccio vedere come si crea questa cosa qua. Innanzitutto dovete scaricare questa app qua, Skeletch Junior. Lascio un po' di tempo per scrivere il nome. Scritto 3, 2, 1, tutorial. Allora, qui entra, pa, pa, pa. Ok, andiamo qua. Non più. Ok, ci stiamo. Andiamo questa che ci dà un po' fastidio. E anzitutto, partiamo da questa schermata qua con il gattino, qua che si può muovere. Vedete qua sopra? Oh, bella ma. Qua sopra? Ok, cliccate questo contorno che c'è il codice, che c'è una specie di linea, no? Questo qua. Ci state? Sì. Posizionate il gatto alle coordinate 3 e 3. Ci state tutti? Sì. Poi andate su questo riguardo giallo, ce lo premete, e prendete la bandierina, la posizionate qua. Mamma, sto facendo? Vabbè, lasciate stare mia madre. Poi selezioniamo lo sfondo da questa parte qua e mettiamo come sfondo questo qua, camera da letto. Ok, e ci ritroviamo in questa situazione. Andiamo qua, facciamo così e registriamo un nostro audio. Il gattino deve andare a fare una passeggiata, quindi va fuori dalla porta e inizia una nuova avventura. Addio.
abbiamo fatto l'audio. Prendiamo questo audio e lo agganciamo qua, così. Poi clicchiamo il quadro blu. Vedete, premete questo e lo agganciate. Vedete questo numerino che c'è sotto? Premetelo. In basso a destra ci sono scritto una specie di calcolatrice dove ci sono tutti i numeri. Voi posizionate, cioè scrivete 1, 7, 17. Quindi poi andate, andate a premere questo, spostati verso l'alto e sempre questo numeretto, facciamo 6 e si creerà questa situazione. Ma non mi ha preso l'audio. Ah, ma questo perché sto registrando. Praticamente vi succederà che prendendo l'audio, no? Andate qui, andate sopra. Però prima c'è l'audio. Vabbè, forse a me quel tutorial non lo faccio. Vabbè, mi è piaciuto? Sì, va bene, ciao.